Quindi ragazzi, siamo qua in un nuovo video di Fortnite. Oggi c'è mio papà che proverà a giocare per la sua prima partita su Fortnite per capire almeno le basi, cos'è e come funziona. È un gioco PvP dove giochi contro altri giocatori o in gruppo e classificarti, fare delle vittorie reali o classificarti meglio possibile. Ok? Questo è il tuo personaggio. Abbiamo i tasti WASD per muoverti, questi tasti qua, quindi ti terrai più o meno così, avanti, avanti, indietro, destra e sinistra, le freccette. Poi con E raccogli gli oggetti, ok? Col mouse ti muovi la visuale. Allora, con questo per muoviti. Qua sei in lobby, quindi è dove arrivano tutti i giocatori, come vedi stanno aumentando. Con questo. No, con WASD ti sposti. Tieni a triangolo con le dita, sei molto più rapido. Ok, vedi? Adesso. Con questo ti muovi la visuale, cammini e ti sposti con WASD, avanti, indietro e laterale, vedi? Avanti, indietro e laterale e con barra spaziatrice salti. E con questo ti sposti la visuale. Ma sta prendendo fuoco? Sì, ha preso fuoco. Allora la testa calda. Esatto. Ma è l'obiettivo qual è? L'obiettivo è cercare di non farsi uccidere e vincere la partita. Questo è l'autobus dove ti lanci. Ti faccio vedere, ti apro la mappa. Noi adesso andiamo in una zona tranquilla, giusto per capire, farti capire i tasti, ok? Questo è il tuo punto. Ti dice quanto sei distante dal tuo punto. Ok. Quindi quando sei abbastanza vicino, ti prendi barra spaziatrice per lanciarti. Quindi preparati. Quando vuoi ti lanci, ok, quindi con questi ti sposti, come sempre, vedi? Così vai giù molto più velocemente. Senza paracadute? Lo tiri fuori dopo, vedi? Premi spazio per schierare il falcone, il tuo paracadute, quando arrivi a una tot di altezza. Così stai andando indietro, così vai avanti, vedi? Col mouse devi sempre averti, c'hai questo pallino, vedi? Questo pallino è il tuo orizzonte, te devi sempre avercelo davanti sull'obiettivo dove vuoi arrivare, ok? A che altezza si apre? Te lo dice lui qua. Si fa ad aprire? Barra spaziatrice, se no se superi questo pallino automaticamente si apre. Ok? Vado. Vedi? Si aperto in automatico. Adesso con WASD ti muovi, vai in avanti, scendi più velocemente. Quello? Sì, è un falcone. Ti piace? Girati con la visuale un po', ti giri. Sì. Sì. Girati, muoviti. Devi cercare delle armi. Qua trovi delle armi. Muoviti, ok, vai avanti così. Sul camion? Sì, sul camion. Vedi che c'è questa cassa, questa cosa che brilla. Vedi? Qua c'è. Devi guardare tutto, vedi qua c'è questa cosa che brilla. Lì è una cassa, puoi trovare delle armi oppure le trovi in giro. Vai avanti, ok? Saltare con questo? Con quello salti, però devi andare avanti. Mentre vai avanti salti insieme. Ok, perfetto, guarda la cassa. Mira quel puntatore, questo qua, verso la cassa, qua sotto. Premi E per cercare dentro la cassa. Ok, hai trovato un'arma, dei colpi e delle, cosa sono? Delle mine. Prendi con E, prendi. Premi, no, è una fiocina. Prendi con E, selezioni, ti avvicini e prendi, vedi? Con E raccogli. Ok, adesso? Okay. Con la rotellina ti muovi, vedi? Tra i vari oggetti. Ok, con quello. Quella è la fiocina per pescare, oppure è l'arma. Muoviti, vai in giro e raccogli degli oggetti. Raccogli degli oggetti. No. Adesso devi saltare. No, vai avanti con E. Perché devi usare tutta la mano praticamente, no? Sì. Vai avanti, seleziona con F, selezioni il piccone, vedi? F. E se attacchi su un oggetto raccogli il materiale. Con il tasto questo, vedi? Ok, prova. Qualcosa. Prova a raccogliere, muoviti un po' e raccogli un po' di oggetti. Tipo questo? Sì. Come si fa? Si preme? Si premi il tasto sinistro del mouse, vedi? Continua a premere. Ma si rompe tutto. Sì, quello. Ti muovi, vai.
Muoviti e raccogli, continua a raccogliere. Non devi mai star fermo in questo gioco. Corno Wasd. Posso anche rompere il camion? Tutto puoi rompere. Poi puoi rompere tutto tranne le cabine dove ti puoi nascondere. Continua a premere, devi continuare a premere. Ok. Se miri questo pallino dove ti si crea, e continui a premere secondo il pallino, rompi più velocemente. Non? È demolito la motrice? Sì. E adesso? Niente, vai avanti, ti muovi un po' per la mappa, demolisci tutto, ok? Devi continuare a premere per distruggere. Ti muovi. Lì hai un'arma, raccogli un'arma. Dov'è l'arma? Qua. Questa. Hai un fucile da vicino, però. Vicino e vedi, premi E. Ok? I colpi, se ci passi sopra, li prendi automaticamente, anche volendo. No, troppo lontano. Troppo distante. Ti conviene tenere le tre dita sui tre tasti. Uh-huh. Ti guarda. Così ti viene comodo, vedi? Bisogna. Colpisci e ti muovi, devi sempre muoverti qua. Ti muovi e col mouse ti giri la visuale per avere più comodo per il colpo. Prova. Ok, vai avanti. Questa, la tempesta si sta riducendo, ok? Mm. Qua c'è una tempesta che se sei fuori da questo anello, guarda. Da questo anello, sì. E sei dentro questa tempesta viola, ti toglie della vita. Quindi devi cercare di stare sempre dentro questo anello. Chiudi la mappa con tab, accedi la mappa. Adesso dove posso andare? Ovunque vuoi. Ti muovi. Qua dietro hai un'arma, vedi? Dove? Girati. Vedi lì? Devi sempre guardare attentamente. Che puoi trovare armi così con Wasd, ricordatelo. Lì poi avvicinati e salta per superare l'ostacolo eventualmente. Ok, va bene. Raccogli. Vedi che hai dei colori diversi. Sì. Grigio è comune, fa poco danno. Sì. Verde fa più danno. Ok? Blu fa più danno ancora. Quindi se trovi una stessa arma blu o di un altro colore, puoi prenderla al posto di quella per avere più danno. Adesso posso correre. Così puoi correre, se premi questo sempre attacchi e raccogli gli oggetti, ti conviene raccogliere degli oggetti che ne hai pochi. Quindi vai vicino a un oggetto per raccogliere e attacchi per raccogliere. Quelli non puoi, sono dei sassetti piccoli. Oggetti tipo i cartelli stradali. Quello lì puoi raccogliere. Tutto. Cartelli stradali, alberi, staccionate, pietre di grosse dimensioni, devi avvicinarti. Attacca. Con il tasto sinistro. Vabbè, raccogli, spacchi tutto. Sì, però vedi, ti dà più uno di materiale. Ogni tanto ti conviene casomai saltare. È una feature, ti dà una visuale in più ogni tanto. Ti dà più grinta. Ti avvicini e eventualmente attacchi. Tieni abbastanza basso con la visuale. Ok, quindi raccogli di più. Stanno salendo i tuoi materiali. Se vuoi tipo andare a destra, ti sposti il visuale verso destra e ti sposti col tasto verso destra. No, non mi piace qua. Vedi? Stai andando fuori, ti conviene girarti e andare nella parte opposta, se ti conviene. Lì c'è un cartello, puoi prendere il materiale. Ti conviene stare verso la... Hai un minuto per rientrare nell'anello, praticamente. Vedi, ti dice il tempo prima che vieni investito dalla tempesta. Se sei fuori da questo anello, dopo che è scaduto il tempo, inizi a subire danno. Devi sempre guardare tutto lo schermo, guardarti attorno di quello che c'è in giro. Questi cespugli li puoi usare per nasconderti. Ti infili dentro, ti accucci e ti nascondi dai nemici. Adesso vedi, ti dice, tra un minuto si restringerà questo anello. Quindi tacca un tab, vedi, devi andare qua. Oh. Segnati col punto, vedi questo punto, ti segni qua, tasto sinistro. Questa è la tua meta, sai quanto sei distante, ti dice, vedi, 500, guarda là. Così ci sono. Ti hai sbloccato una medaglia, che sei tra i primi 25.
là, se guardi, hai 550 metri. Ma qui si può. Raccogli il funghetto. Questi funghetti puoi raccoglierli, ti danno scudo. Guardalo col puntatore, ecco. Premi E. Ti ha dato dello scudo. Ti conviene muoverti verso il puntatore. Girati, ti dice la freccetta, vedi? Dove andare? Ok. Dove c'è la parete troppo ripida non riesci a salire, almeno che non salti o piazzi delle costruzioni. Vedi il tuo puntatore come un fascio luminoso che acceca il cielo, tipo il segnale di Batman. Ok? Intanto prova a cambiare, mentre corri, prova a cambiare arma. E come faccio? O due. Con la rotellina o premendo 2. Vedi? Mentre col tasto destro zoomi con l'arma, vedi? Premi e riesci a zoomare per avere un tiro migliore. Col tasto sinistro invece spari, vedi? Questo è un fucile a pompa, ti permette di fare più danno da vicino. Se hai un giocatore di fronte riesci a fargli più danno. Ok, raccogli. Aspetta che ti... E poi aspetta, quel candello. Quelli lì o ci passi sopra, che te li raccoglio in automatico, oppure li raccogli tu. Aspetta, ti sistemo, così accedi alle impostazioni del tuo zaino. Prendi questo e trascinalo qua. Così cambi le armi. Prendi questo e trascinalo qua. Ti organizzi l'inventario così. Ok? Quindi hai le armi più comode da tirare fuori, ok? Lì c'è una cassa, la senti perché fa un rumore tipo un sibilo. Che cassa? Vai avanti, esci. Senti questo sibilo? Se ti avvicini lo senti. Senti questo rumore? Quando senti questo rumore c'è una cassa nelle vicinanze. Le casse ti danno tante robe buone. Armi, scudi, prendila. Prendila di qua. Dov'è? Qua, girati. Okay. Girati di qua. Questa. Ah, quella lì? Sì, ti conviene prenderla. Ah, hai 30, prendi. No, così? Con E. Ok, c'hai un po' di armi blu, puoi prenderla al posto della 3. È così, prendi 3, raccogli. Ok, raccogli quella roba lì. Ok. Ora ti conviene correre verso la safe. Segnati il punto qua. Ok. Girati verso quel punto subito, hai 9 secondi. Inizia a correre verso quel punto, non fermarti. Puoi saltare, salta. Ok, corri, non ti fermare. Ti stai inseguendo l'anello, non ti devi fermare finché non raggiungi quel punto là. Qui è il fiume di lì. Segui la barra luminosa. Comunque sei tra i primi sesti, eh? Cioè ci mancano 6 persone, compreso te. Dovrò... Sì, ma non è, vedi, qua corre troppo, qua riesci a nuotare senza problemi. Oh. Vai, corri, nuota. Siete in 5, cioè tu e altri 5 giocatori. Qua c'è una barca, quella barca lì significa che qua c'è stato qualcuno. Devi stare attento, poi posso attraversare? Sì, o no? sì, ecco qua. Qua stanno costruendo, qua c'è gente che sta combattendo. Ah, vedi? Andare. Puoi andare o a combattere o scappare da loro. Per andare a combattere gli vai vicino e combatti, ti fai vedere. Se no scappi nella parte di opposta, verso di là. Selezionati un'altra arma, che la fiocina non fa tanto. Eccolo qua, guarda, qua c'è un giocatore. Dove? No, vai verso di lui, lo vedi? No, non lo vedo. Spostati un po' di là, perché lui sta correndo verso il combattimento. Vai avanti, salta. Questo è un falò, ti aiuta a recuperare energia. Eccolo lì, qua. Vedi? Spara. Sopra, mira lui, spara. Vai, spara. Mira. 62, vai, spara. Sei ucciso, grande. Siete in 4.
occhio che c'è, devi sempre mirare col puntatore verso il giocatore, ok? No, non devi mai perderlo di vista. Senza perdere tempo a raccogliere, ci passi sopra, te lo raccoglie in automatico. Non prenderlo, perché ce l'hai già, un fucile a pompa ce l'hai già. Cerca altri giocatori. Hai fatto la tua prima kill. Sì, era proprio scarso quello, perché riuscire a farsi uccidere da uno così, la tua prima volta, cavoli. Devi proprio guardarti bene attorno, che li vedi. Senti i colpi? Ci sono dei colpi in vicinanza, da qualche parte. Qualcuno che sta combattendo vicino. Sono in tre comunque. Girati, guardati attorno. Qua c'è stato qualcuno. Non stare mai fermo. Muoviti sempre almeno. È più difficile che ti colpiscono. Occhio, ti stai avvicinando. Ecco, qua c'è stata gente. Lo vedi, c'è tanta roba a terra. Significa, occhio che sei fuori dall'anello. Significa che lì c'è stato un combattimento. Quando uccidi qualcuno o ti uccidono, la persona lascia cadere la propria roba, ok? Siete in tre comunque. Occhio, potrebbe esserci gente. Sicuramente saranno qua che combattono, perché... Ecco. Ecco, occhio, c'è uno qua vicino. Girati, girati. Via. Vedi? Hai lasciato terra la tua roba. Comunque sei posizionato terzo, eh? Certo. Cioè, è un gran traguardo, gli hai fatto una kill. Ah, bella. Quello è rampino. Quel rampino riesci a organizzarti bene. Adesso questo continua. Adesso questo qua continua finché sta andando, vedi, sta andando a cercare l'altro giocatore, quello lì. Si costruisce per pararsi i colpi. E va a combattere. La prima dove ha giocato lui. E si vedeva. E si vedeva, mi era la tua prima, non sei abituato a usare i tasti così. Comunque è andato molto bene, ha camperato, perché ci sta a camperare all'inizio, lo faccio anch'io ancora, campero. Però si è posizionato terzo, in una buonissima classifica, spesso io neanche ci arrivo. Però è andata molto bene, quindi probabilmente vedrete altri video con lui, ci organizzeremo. E niente, vi ricordo di commentare e iscrivervi, cliccare qua su di lui per iscrivervi al canale e condividere a tutti. Salute Trizzante, ciao! Ciao, ciao, ciao! We'll be right back.